vediamo un po' come la cavo dopo 5 anni, no? Buonasera a tutti i cittadini di Siciliano. Buonasera a chi, come noi, crede nel futuro. Perché la nostra priorità deve essere il futuro. Futuro che lasceremo ai nostri figli. Lo dico da esponente politico. Lo dico da padre. Non si tratta solo di creare condizioni economiche, ma di garantire a tutti la possibilità di crescere in un paese libero, dove ogni risorsa deve essere a disposizione della collettività. Ed è per questo senso di orgoglio, questo senso di appartenenza al proprio paese, se mi vedete nuovamente coinvolto nella vita politica, per dare un contributo affinché Siciliano ritorni ad essere un paese di esempio positivo, di grandi valori e tradizioni, oltre che all'avanguardia nei servizi, così come l'abbiamo lasciato 10 anni fa. Ormai siamo agli sgoccioli della campagna elettorale e, come sempre succede, si cerca di mettere in risalto i contenuti del proprio programma che ci dovrebbe accompagnare per i prossimi 5 anni. Ed è proprio ascoltando parte del programma della lista uscente, la lista della colomba per intenderci, dove hanno parlato di ambiente, territorio, turismo, servizi sociali. Mi sono chiesto, ma scusate, questi ragazzi vivono Siciliano? Questi ragazzi vivono a Siciliano? Beh, penso proprio di no, perché basta guardarsi intorno. Hanno detto che tra noi aleggia confusione. Beh, allora, ciò che contraddistingue la lista uscente è l'incoerenza totale. Basta, non lo so, guardare il territorio. Vogliamo partire dalla montagna e scendere giù al pantano? O partire dal pantano e salire su in montagna? Prima di addentrarmi un attimo nell'escursione del territorio, volevo fare un ringraziamento all'ingegnere Carmine Papapede perché ha nominato l'agriturismo, che praticamente ha avuto un finanziamento del GAL. Beh, voglio dire, normalmente i finanziamenti si hanno quando si sono nelle condizioni di poterli ottenere, e non sempre si danno solo esclusivamente a società di scopo. Dicevo, partiamo dal parco eolico. È vero che le royalty nel 2001 erano all'1,5%. Scusate, pensavo che l'emozione con gli anni passasse, ma vedo che purtroppo mi accompagnerà per sempre. Allora, stavo dicendo, le royalty nel 2001 erano sì all'1,5%, ma non dimentichiamoci che noi siamo stati il primo paese della zona a sviluppare questo tipo di progetto, ed è ovvio che probabilmente non siamo stati così bravi a contrattare. Poi posso anche dire che noi in quel periodo abbiamo richiesto un'anticipazione, ma voglio ricordare a chi eventualmente l'ha dimenticato, ma il dottore Franco Dottorino non credo che l'abbia dimenticato questo, che l'anticipazione che abbiamo chiesto ci è servita per svincolare il comune da un peggioramento dovuto alla ditta Zidi,
per i prefabbricati, insomma, per intenderci, e si trattava di un'anticipazione di una sola annualità. Però, allo stesso tempo, avevamo anche previsto che gli ulteriori incassi dovevano servire in parte per il bilancio comunale, quindi alla riduzione delle tasse, ed in parte alla tutela del patrimonio, alla manutenzione dell'arredo urbano ed extraurbano, favorendo la creazione di una società che avrebbe gestito per 20 anni il territorio delle sue, praticamente avremmo creato una società che gestiva il parco eolico. Sapete? Allora voglio dire, voi in 10 anni avrete creato un posto di lavoro? O meglio, forse uno sì. Sapete cittadini, il comune di Ricigliano quanto ha incassato dai parchi eolici dal 2009 ad oggi? Un totale di 1.610.000 euro. Tra anticipi, fitti, IMU e royalty. Scusate, qualcuno di voi ha avuto dei benefici? Io personalmente non credo. Avete avuto qualche riduzione, in particolare qualche tassa? Non credo. Queste somme, siccome sono state già anticipate, di sicuro sono già finite. E con le donne c'è uno slogan a loro tanto caro: non si torna indietro. Queste somme, siccome sono già finite, di sicuro non tornano indietro. Così, come non è possibile purtroppo fermare il grande flusso di turismo sportivo che si sta avendo presso una non ben definita opera, che dovrebbe essere l'invaso, il quale stranamente anche nei periodi invernali non riesce a trattenere l'acqua. Ora voi, non so, Filomino carissimo, dov'è la foto? Volevo far vedere quella foto meravigliosa, non me l'hai messa. I boicotti pure stasera. Cioè, se no, i boicotti pure stasera. Vabbè, volevo far vedere la foto con i turisti che pescavano, pazienza, poi immaginiamo. Ora, vabbè. Dicevo, da questa opera, del suo spreco di denaro, dalla sua inutilità, si può tornare indietro? Non credo. Sempre nell'analisi del territorio, dell'ambiente, del turismo, di cui tanto si vantano, scendiamo dalla montagna, tralasciamo un attimo i sentieri, perché là poi, altrimenti poi dopo Filomeno dico tutto io, e quindi lasciamo un po' di spazio anche a lui. Arriviamo in paese, esattamente all'area PIP, dove era stato ormai quasi ultimato un macello comunale. Mi sa bene che non hanno inteso farlo funzionare, per carità, sono scelte politiche, ma le attrezzature dove sono finite? E ovunque sono, di certo non tornano indietro. Visto che siamo nella fase di discesa, adesso ci troviamo di fronte al fiore all'occhiello della lista uscente, il parco fotovoltaico, cioè praticamente quell'ammasso di lamiere che vi vedete giù quando scendete verso San Gregorio Magno sulla vostra sinistra. Dovete sapere che anche per questo nelle casse comunali sono rientrate un'anticipazione di 238.000 euro. E ora noi ci troviamo un cimitero di ferro. Secondo voi
È possibile tornare indietro? E quanto ci costa tornare indietro? Vogliamo parlare della misura 313 PSR, denominata eco paesaggio? Un attimo solo, perché altrimenti non ci capiamo di che parliamo. E se vi spostate, vi vorrei far capire poi, ci sono le tabelle là, giusto per capirci un attimo, no? Praticamente, vogliamo dicevo, questa misura è un finanziamento di 150.000 euro per queste brochure, DVD, due tabelle. Sapete? Sapete? Scusatemi. Secondo voi, io non sono proprio un bravo matematico, ma secondo voi, queste brochure, DVD, passaggi in televisione che io non ho visto, e neanche nessuno dei miei, come dire, amici che mi vengono a trovare da Salerno hanno mai detto di aver visto passare in televisione queste, come le hanno chiamate, scusate perché adesso mi sfugge il termine, queste DVD, non lo so, adesso non lo ripeto, mi sfugge un attimo il termine. Ora, questi spot, ecco, grazie. Allora vi dico, secondo voi, queste brochure, dicevo, questi DVD e quelle tabelle, possono valere 150.000 euro, IVA inclusa? Forse, sapete dove sono state, sapete chi ha gestito il tutto? La Noemi, com'è? Flamme, com'è la Noemi? Sangreolio? Vabbè, ok. Comunque, come ti dicevano a te, gli amici? Gli amici degli amici, amico. Vabbè, gli amici degli amici. Vogliamo parlare del servizio civile? Vogliamo parlare dei servizi sociali? Vogliamo parlare del servizio informa giovani? Andiamo. Allora, in una zona di confine come il nostro, questi servizi avevano una valenza importantissima. E anche in questo noi eravamo in anticipo rispetto agli altri comuni. Angelo Tortorello, ti ricordi quella sera che eravamo sotto il palco della senatrice Angelica Saggese, quando ci menzionò e ci disse: prendiamo esempio del Cigliano che ha un servizio informazione che funziona. Io mi ricordo, però sono più vecchio di te, penso che tu dovresti ricordarlo, no? I nostri amici della lista uscente, e ripeto, questo uscente mi suona proprio bellissimo, i nostri amici della lista uscente si vantavano di voler potenziare e migliorare il servizio. Bene, il servizio in forma giovane è stato talmente potenziato e migliorato che oggi un prototipo lo stanno studiando gli alieni, perché a Ricigliano non c'è più. Cari cittadini, io in maniera molto tranquilla, tanto ci vediamo ogni giorno al bar, adesso ci guardiamo un po' in gagnesco in questi ultimi 5-6 giorni, però siamo sempre amici. Allora vi chiedo una cosa, vi chiedo di dedicare 5 minuti della vostra attenzione su quello che è stato Ricigliano negli ultimi 5 anni. Non lasciatevi condizionare dall'euforia del momento, o peggio ancora, dai ricatti e false promesse. Se cediamo al ricatto, ai condizionamenti, condannerete voi, i vostri figli e i vostri nipoti a una vita sempre sotto ricatto. Non sprecate un solo voto, siate liberi, mandiamoli a casa. Facciamo in modo che dopo anni di buio amministrativo risplenda la luce del sole.
votate la lista numero 2, votate la lista del buon fare. Consentitemi un grazie particolare ad un amico vero, ad un amico che col suo attento operato ha fatto da baluardo affinché il nostro territorio non fosse del tutto svenduto e smembrato. Per cui vi chiedo di accogliere con un applauso doppio e se il caso triplo all'amico Seritella Filomeno.